chiamati Riccardo, sono un fisioterapista, sono anche fisioterapista manuale, faccio servizio in alcune strutture e ho uno studio professionale a Boves. In questi giorni siamo tutti chiusi in casa, facciamo tutti una vita molto sedentaria e quindi stiamo molto seduti. Cosa succede quando si sta tanto seduti? Che si assumono delle posizioni che non sono proprio adatte alla persona, per cui si tende ad ingobbirsi, si tende soprattutto se ci si sdraia su dei divani, si tende a stare in posizioni troppo rilassate e non corrette. Quali sono le tipiche posizioni che abbiamo quando siamo a casa davanti alla televisione? Di solito ci sediamo sul divano e piano piano tendiamo a scivolare e ci allunghiamo, magari mettiamo anche le gambe sollevate in questo modo. Vedete che quando sono posizionato così, la mia schiena non è in una posizione corretta. Come dovrebbe stare allora? Come dovremmo stare seduti? Beh, l'ideale sarebbe sedersi su delle strutture, su delle sedie, su dei divani non troppo morbidi, in modo da far assumere alla nostra colonna una postura corretta. La postura corretta generalmente è da seduti, è una postura di questo tipo. Mi dovrei sedere in fondo alla sedia, coi piedi ben appoggiati, con la schiena appoggiata allo schienale e possibilmente diritta. Se vedete che la sedia è troppo profonda e quindi non riuscite ad arrivare contro lo schienale, siete costretti a stare in una posizione di questo tipo, che come abbiamo detto non è una posizione corretta, allora dovrete cambiare la sedia. Dovrete prendere una sedia con una seduta più corta in modo da poter arrivare agevolmente a toccare con la schiena contro lo schienale, eh? Perché la schiena da seduti deve stare diritta, dovrebbe stare più o meno in questa posizione. Un modo molto semplice, se non ho la possibilità di sostituire la sedia, perché le sedie che ho in casa sono quelle e non ne ho altre, è quello ad esempio di mettere magari un cuscinone contro lo schienale in modo da stare seduti diritti e appoggiati. Un altro modo, se fatico perché ho una sedia che tende a farmi stare in una posizione scorretta, se fatico stare diritto, è quella di utilizzare ad esempio un rotolino da mettere a livello della cintura. Si chiama rotolino lombare, è un rotolino di gomma piuma che è più o meno lungo 30 cm, del diametro di 10, che posso posizionare all'altezza della cintura in modo che la mia schiena assuma una posizione di questo tipo. Questo per evitare appunto di stare a lungo in posizioni tipo queste. Se invece la posizione che mantengo più a lungo è una posizione, è una seduta ad esempio su un divano, il divano dovete tener conto anche qui delle caratteristiche che ha. Cioè, vedete, questo è un divano molto morbido, quindi io tendo ad andare molto giù. Anche qui, se la seduta è molto profonda e generalmente i divani hanno delle sedute molto profonde, anche qui potrei mettere un cuscino, un guancialone messo di traverso contro la schiena, in modo da stare appoggiato e mantenere la schiena diritta. Posso utilizzare anche, oltre al guancialone, un rotolino per mantenere la schiena sempre diritta. Sono da evitare assolutamente posizioni di questo tipo qua, posizioni di questo tipo, queste posizioni, perché poi nel momento che devo alzarmi i piedi farò troppa fatica. Avrò magari dolore e quindi
prima di mettermi in piedi è consigliabile comunque rimettere la schiena ben diritta, in modo da poter, nel momento che mi alzo in piedi, avere la schiena ben allineata. Questo è fondamentale. È fondamentale anche come mi alzo e mi siedo dalla sedia. Cioè, se io sono stato seduto, come vi dicevo, in questa posizione, e ci sono stato magari per diverse ore, per potermi alzare agevolmente dalla sedia dovrei appunto cercare di raddrizzarmi bene e, mantenendo la schiena diritta, andare a caricare bene sulle gambe, spostare il baricentro in mezzo ai piedi e quindi ad alzarmi. La stessa cosa la dovrei fare quando mi siedo. Dovrei avere un buon appoggio, dovrei cercare di mantenere il baricentro in mezzo ai piedi e spostare il carico in questo modo, mantenendo sempre la schiena diritta. È fondamentale, appunto, la nostra schiena è fatta per stare diritta. Poi è vero che la schiena può flettersi, può estendersi, può muovere anche lateralmente, può ruotare, cioè sono tante le funzioni che ha la schiena. Però la schiena, nel momento che deve sostenere uno sforzo, un carico, bisogna che sia diritta, che sia allineata e che abbia un buon supporto verso il basso, cioè devo avere un buon appoggio dei piedi, devo andare a caricare bene sulle mie gambe e mi devo alzare in piedi. In questo modo la schiena non fa nessun sforzo. Viceversa, se io invece sono in questa posizione e faccio per alzarmi e mantengo una posizione di questo tipo qua, ovviamente quando mi alzo cosa succede? Che la schiena non è diritta, è curva, e quindi magari, che difficoltà ad alzarmi, comincio ad avere dolore, magari mi blocco anche, perché succede, facendo anche molto meno, E quindi il consiglio che vi posso dare è questo: cercate di stare seduti con la schiena sempre molto diritta. Quando vi dovete alzare o sedere, fate attenzione a mantenere la schiena diritta. È fondamentale, evitate questi comportamenti.